Amici del Bar del Baseball, eccoci di nuovo qui per la terza parte conclusiva. Loriano, ci sei? Ci sono, vi sento bene. Oh, benvenuto, eccolo qui, il nostro inviato speciale da San Marino. Loriano, allora, che ci dici di queste due partite? Ma guarda, l'avversario era Padova e credo che vada tutto messo nel contesto di una classifica che andrà a formarsi tra qualche settimana. Certo, ho visto una buona TEA in queste due partite. Col Monte che ha tenuto e soprattutto con quello che magari si riteneva potesse essere il punto debole o comunque un cambiamento di stile. Tutti sanno, San Marino ha perso il battitore di grande potenza, Duran adesso è a Rimini, è andato via a metà dell'anno scorso, Vasquez non c'è, però ha acquistato in velocità. Questo era il leitmotiv per descrivere la TEA San Marino di quest'anno. La verità ha detto che il campo. Sono arrivati anche dei doppi e dei tripli, tanto per parlare di potenza, nessun fuoricampo, tanto per parlare di potenza. Quindi è una squadra che sta battendo, è una squadra che secondo me, sto parlando della TEA, chiaramente ha già preso una discreta fisionomia e ha fatto una buona pre-season con Nanni, questo si è visto. Ho visto un Padova che sicuramente può fare meglio in certi settori, soprattutto sul monte di lancio straniero. Non so quanto nel lungo periodo possa puntare alle posizioni, se non di vertice, tra quarto e quinto posto. Su questo magari ho dei dubbi, però insomma ho visto una squadra già pronta e un'altra che magari deve fare qualche passo in più. Loriano, una domanda che esula un po' dal discorso tecnico. E abbiamo qui le cifre degli spettatori delle varie partite di IBL. Ahimè, San Marino si conferma fanalino di coda con 150 persone spettatori alla prima partita e 70 alla seconda. La società sta lavorando su questo per portare. Cioè noi del Bar del Baseball ci teniamo molto affinché gli stadi siano sempre più pieni, insomma. La società del San Marino sta lavorando su questo per invogliare il pubblico ad intervenire alle partite? C'è sempre un lavoro di base estremo, purtroppo non c'è sempre rispondenza. Io quando sentivo prima Nick dire magari da 1.500 passare a 2.000 mi venivano quasi le lacrime agli occhi, nel senso che sogneremmo noi a San Marino numeri del genere, Nettuno di. perché È un discorso un po' a parte, insomma. no, lo so benissimo, infatti è un'isola strafelice in questo senso, non è, figuriamoci. Sì, il lavoro c'è, il lavoro si fa, si può fare sempre meglio in tutti i settori, chiaramente. È chiaro che non c'è e non ci sarà mai una base per numeri, molto più consistente, meglio di così si può fare, sicuramente. Non aiuta il tipo di formula, magari non aiuta neanche l'avversario di turno. Credo che con Rimini, Bologna e turno magari avremmo visto anche più spettatori, però non ci saranno a breve, allo stato attuale delle cose, numeri straordinari. Questo no. Ho capito. E va bene, Loriano, prossimamente, la prossima gara, il San Marino con chi incontra? Rimini. Il Rimini, come stavamo dicendo prima a Carlo Ravegnani, per Rimini già è un grandissimo banco di prova e se dovesse fallire e perdere entrambe le gare si mette male, quindi sicuramente vedremo delle belle partite allo Stadio dei Pirati. Sicuramente, e servono al campionato e servono anche al tipo di stagione che si sta iniziando. Abbiamo visto qualche buona partita, ma serve anche motivo di scontro, motivo di interesse. Rimini e San Marino, soprattutto negli ultimi anni, con la crescita del San Marino a partire dal famoso tris di Scudetti, soprattutto quegli anni lì, ha creato una sorta di rivalità con Rimini. E quindi avere subito partite di questo tipo può anche invogliare, può anche aumentare l'interesse della zona, della Romagna e di San Marino per un campionato che ancora deve entrare nel vivo perché abbiamo appena passato la prima giornata, ma avrà anche la possibilità di entrarci con partite del genere che sicuramente gli appassionati della zona non vogliono perdere. È una partita
complicata per tutte e due. Certamente San Marino ci arriva più leggera, perché due vittorie l'hanno già messa in saccoccia. Te andrai a Rimini? Sicuramente sì, ci sono. Ah, allora, visto che non avrai impegni di fare lo speaker durante le partite in casa del San Marino a Serravalle, che dici, ci potrai dare una mano per fare qualche ripresa in diretta? Certamente, possiamo collegarci volentieri. Oh, e questo è il grandissimo scoop del bar del baseball. Qualche eh? Foto pure. Certo, anche qualche foto. Non abbiamo trovato foto di San Marino Padova in nessun sito questa settimana. No, non c'erano, non c'erano neanche fotografi, ma è un discorso lungo, ma per una serie di ragioni è stata bloccata la prima giornata della forza prossima. Dai, dateci una mano a divulgare il nostro sport, dai. Va bene Loriano, noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon lavoro, e continua così, che Gagliardo, che sono i nostri inviati speciali, Massimo. Sì. Ciao Loriano, ci sentiamo la settimana prossima. Dopo aver parlato di Italia Baseball League, facciamo un salto anche alle signorine con la nostra collaboratrice da Grosseto, Cristina Pivirotto. Prego la regia di mandare un filmato. Questa settimana pasquale è stata anche quella che ha visto giocare la Final Four di Coppa Italia di softball. Vi abbiamo già segnalato con un flash sulla pagina Facebook del Bar del Baseball l'esito della finale appena pochissimi minuti dopo la fine della partita, e oggi ne parliamo meglio per ricordare che le ragazze dell'MKF Bollate sono le vincitrici di questa Coppa Italia 2017 di softball. Sul campo di gioco di Collecchio il Bollate ha vinto prima la semifinale con Forlì e poi la partita decisiva per il titolo, che l'ha vista opposta all'altra finalista Specchia sul Bussolengo. I punteggi, tutti molto stretti, mettono in evidenza ancora una volta il valore delle lanciatrici che giocheranno l'imminente regular season della Italia Softball League. La serie finale di Coppa si è svolta nell'arco di un'unica giornata di gioco e ha presentato nella prima semifinale l'incontro di Saronno e Bussolengo. La partita si è risolta solo al sesto inning, dopo che Bussolengo aveva segnato il suo primo punto alla quarta ripresa grazie a un errore della difesa avversaria. Saronno raggiungeva il pareggio al sesto inning con Pellegrino, che segnava il punto sul lancio pazzo, e poi Bussolengo tornava a aggredire e con un singolo al centro di Kelly Sheldon, che spingeva a casa Silvia Refrontolotto, riprendeva il comando e la vittoria della partita per 2-1. La seconda semifinale della giornata ha visto opposte le squadre di Bollate e Forlì. Forlì è la detentrice della Coppa, era la detentrice della Coppa Italia vinta nel 2016. Le due avversarie sono arrivate all'ultimo inning sulla parità di 1-1 e il primo punto per Forlì lo segna Liam Spivey con un solo homer. Il Bollate raggiunge il pareggio grazie a un punto forzato e all'ultimo inning Bollate ha una reazione che frutta tre punti segnate grazie a un errore della difesa di Forlì, a un singolo di Alice Parisi e a una volata di sacrificio di Elisa Rocchi. Inutile il fuoricampo interno, il secondo di Liam Spivey, che frutta una sola segnatura. Bollate quindi vince l'incontro per 4-2. E così si arriva alla finale giocata in notturna e Bollate va in vantaggio per prima al terzo inning, quando un singolo di Lara Buila spinge a casa Laura Bigatton. All'inizio della quarta ripresa comincia a piovere e la partita viene sospesa per 40 minuti. Alla ripresa del quarto inning c'è il pareggio del Bussolengo, che non vuol perdere questa partita. Lara Cecchetti piazza un bunt che spinge appunto Alice Parpaiola. Bollate lotta per procurarsi altri punti, mentre in difesa Greta Cecchetti ferma con la sua solita autorità le mazze del Bussolengo. Così un altro punto viene aggiunto al quinto inning, quando Elisa Rocchi batte un singolo che porta a casa Alice Parisi, che si trovava già in terza per aver battuto un triplo poco prima nel suo turno di battuta. Il sigillo finale lo appone Giorgia Fumagalli con un doppio che permette a Marta Chiodaroli di segnare il terzo punto. E poi sarà Greta Cecchetti a occuparsi di portare a termine la partita senza concedere al Bussolengo altre occasioni per segnare. Bollate vince per 3-1 l'incontro e festeggia la vittoria della Coppa Italia 2017. Sabato prossimo inizia la regular season 2017 con le partite del girone B, quello a 7 squadre. Il girone A, che invece è formato da 6 squadre, comincerà la settimana successiva, il 29 aprile per intendersi.
Bene, io avrei anche finito. Rinnovo sempre l'invito a tutti gli amici del bar del baseball. Se si presenta l'occasione, andate a vedere le partite di softball. Un saluto a tutti, un risentirci a presto dalla redazione di Grande Slam, Cristina Pivirotto. E grazie a Cristina, Massimo, stiamo facendo veramente. Ringraziamo anche, colgo l'occasione, Gianluca, per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con i contributi fotografici, Andrea Tamburrini e Fulvio Vecchiarelli Certo. per Nettuno Parma, Lauro Bassani per Novara Rimini, Anna della Schiava per Padula e Bologna e Carlambrogio Chiodorori per il softball. Grazie a tutti. E ricordiamo anche i giornalisti che sono intervenuti, Carlo Ravegnani che partecipa e collabora con baseball.it. Dopo aver parlato di Italia Baseball League e aver sentito la nostra collaboratrice da Grosseto, Cristina Pivirotto, apriamo un nuovo angolo da questa settimana, l'angolo di baseball.it. Tutta la settimana, visto che collaborano da noi da subito, dalla prima settimana, ogni settimana ogni giornalista ci dirà il punto della situazione sulla giornata. E questa settimana abbiamo come ospite Davide Bartolotta. Davide, ci sei? Sì, ci sono, ciao Gianluca, ciao a tutti gli amici del Bar del Ciao. Baseball. Ciao Davide. Allora, che ci dici? Come hai visto questa prima giornata? Allora, io vi dico subito che secondo me sarà un campionato equilibratissimo, forse più equilibrato degli ultimi anni. È inutile dire che l'esploit di Novara è stato eccezionale, insomma, nessuno si poteva aspettare una doppietta sul Rimini alla prima giornata. Anche se dobbiamo essere onesti, le prime giornate sono sempre un po' interlocutorie, gli stranieri ancora non sono in forma, tutta la squadra deve ancora rodare, tant'è che insomma, voglio ricordare che Rimini ha perso anche l'Opening Day l'anno scorso, è arrivato in finale, ha perso nel 2015 la seconda giornata col Padova e ha vinto il campionato, quindi insomma, ci sarà ancora tutto da vedere, però si preannuncia un campionato molto equilibrato e questo non fa altro che piacere. Poi se vuoi parlo di Nettuno, ma E Nettuno certo, abbiamo qui in studio Paolo Taschini, il lanciatore americano di Dancar e Nick Davenport, quindi sono tutti tuoi. penso che anche per loro valgano un po' le stesse cose del Rimini, anche se loro hanno ottenuto un risultato straordinario, visto che diciamo che dal 2011 il Nettuno aveva vinto solamente una volta, una squadra di Nettuno, è meglio specificare. Aveva vinto solamente una volta dal 2011 la prima serie del campionato, quindi questo fa capire anche cosa sia cambiato quest'anno a Nettuno, che oltre ai giocatori stranieri che sembrano insomma degli acquisti mirati ed azzeccati, quello che voglio sottolineare è il gruppo di nettunesi, potenzialmente 10 nettunesi in campo con una squadra di assoluto valore, è una caratteristica che ricorda il Nettuno degli anni 90 e questo fa sicuramente piacere a tutti quanti i tifosi, ma soprattutto che crea quell'alchimia, quell'essere gruppo che diventa decisivo per vincere i campionati. Per il resto il campionato ha regalato la conferma di Bologna, insomma, ma c'era da aspettarselo. La Bologna era sicuramente la squadra favorita per il titolo, non me ne vogliano le altre contendenti, tra cui naturalmente il Nettuno. E poi San Marino che insomma inizia un nuovo ciclo, un anno zero con Nanni, ha vinto due partite con Padova, anche se Padova ha fatto vedere delle buone cose, soprattutto con il Monte Italiano che ha giocato alla pari con Florian e compagni, e quindi insomma anche Padova sarà da tenere d'occhio, a Padova da segnalare anche l'esordio di Tean con un doppio in gara 1, quindi insomma un grandissimo giocatore dell'MLB che viene a giocare qui in Italia. Per il resto Nettuno mi è sembrato veramente una squadra quadrata, una squadra attenta, anche gli stranieri per quanto siano in ritardo di condizione, perché si vede che non sono a top, soprattutto i lanciatori, ma Oviedo per esempio mi è piaciuto tanto come ha gestito la crisi dopo il terzo inning dove ha iniziato i quattro punti Quattro da fare. doppi di fila. Sì, era difficile psicologicamente uscire da quella situazione. Io penso che Taschini, per esempio, che è lì che se lo può dire, penso che incassare tutti
quegli extra base uno dopo l'altro, insomma, non sia facile per un lanciatore tornare in pedana, invece tornarci in maniera convincente, anche io direi intelligente, perché ha lasciato un po' da parte la palla veloce, ha giocato più sui fili, ha cambiato molto le velocità, ha cambiato i lanci, insomma, è riuscito con intelligenza e esperienza a recuperare una partita che poteva diventare veramente difficile per lui. Poi Ethan, insomma, mi è sembrato abbastanza convincente quando ha lanciato, ma sicuramente era appena arrivato in Italia, ancora da migliorare. Zauria non ha voluto rischiarlo in una fase delicata del match, affidando poi, insomma, la finale, la salvezza a Morellini, che si è comportato altrettanto bene. Poi voglio fare una nota a Nettuno, che ha, oltre ad avere l'unico interbase del campionato titolare nato in Italia, perché l'altro è Epifano, però è Attiman, è nato in Italia, ha anche un monte di lancio italiano, che non solo è italiano, ma è tutto nettunese, e questo è veramente deve essere un punto d'orgoglio per tutti i tifosi di Nettuno, ma anche d'Italia. Io credo che, insomma, penso che chiunque possa essere felice di vedere un monte di lancio dei lanciatori, che ha un ruolo così delicato, un ruolo così importante, un ruolo così difficile, avere dei lanciatori italiani e nettunesi di livello deve essere una cosa di cui andare fieri. Scusa se ti interrompo, Davide, ma hai dimenticato anche il resto. Dietro il piatto di casa base abbiamo tre ragazzi nettunesi. No, Nick, Mario ed Angelo. Potenzialmente 10, una squadra intera di nettunesi. Eh sì, perché sono tutti di Nettuno. Renato. Naturalmente questo discorso vale anche per gli esterni, per gli interni e per naturalmente i ricevitori, che è un altro ruolo importantissimo, e sono felice, insomma, di vedere anche Mario, che è stato convincente in battuta, con anche un bel doppio da segnalare. Certo, la palla l'abbiamo detto in precedenza, la palla sui Materassini. Sì. Complimenti anche al presidente Salvatore Masala e a tutto lo staff dirigente, che ha puntato su questi ragazzi e sul valore, e quello che ci ha stupito è la grinta e l'unione che hanno all'interno dello spogliatoio. Quello sicuramente farà la differenza nel corso del campionato, perché i campionati si vincono più forse nello spogliatoio che sul campo, quasi paradossalmente. Una cosa che mi è piaciuta, per esempio, è vedere molto il gruppo unito prima di entrare nella prima partita. Erano tutti tutti insieme, che parlavano, che discutevano nel dugout prima di entrare. Anche chi era infortunato si è vestito, è rimasto nel dugout. Insomma, è tutto un ambiente che è molto positivo, e questo, insomma, è sicuramente di buon auspicio. Io penso che i playoff siano ampiamente alla portata del Nettuno per svolzire, anche se la concorrenza, io lo ripeto, secondo me quest'anno sarà veramente un campionato equilibrato, si giocherà partita su partita. Va bene, Davide, noi ti ringraziamo per il tuo intervento e per tutti gli interventi che farà baseball.it. Va bene, grazie. Grazie. E come sempre vi starete chiedendo, perché sono arrivati tantissimi messaggi, Massimo, in privato: ma come mai domenica sera, lunedì mattina, Emanuele Di Nari non ha fatto il punto sulla Serie A? Tranquilli, amici, stavo aspettando la trasmissione. Emanuele, sei pronto? Sei caldo? Prontissimo. Allora, cominciamo come da prassi dal girone A, dove c'è stata una partita di meno, perché Senaco e Paternò hanno rinviato al 21 maggio il loro scontro. C'è stata la vittoria del Collecchio, che è ancora capolista imbattuta, due vittorie contro il Torino, un Torino che era secondo in classifica con tre vittorie e una sconfitta, due vittorie con un attacco molto spumeggiante, 25 punti segnati in due gare, 16 punti in gara 2 con Astorri, che è il giovane migliore del nostro campionato finora. Insomma, 500 rimedi a battuta, 6 extra base, non anche 20 anni, un ottimo battitore, e Collecchio che si sta confermando la forza più grande della federale nel girone A. Mentre c'è stata la bella risposta del Bollate, che ha vinto la sola partita finora, a Brescia ha fatto due doppiette subendo solo due punti, Sheldon davvero da padrone in 8 inning, solo un punto concesso in gara 1, mentre in gara 2 c'è stato il super confronto fra
Bissett e Noguera, questa volta ha vinto il lanciatore del Bollate. Noguera ha subito 3 punti, di solito il Brescia è letale nella seconda gara, anche se ha concesso qualcosa di più in gara 1. Nell'ultima gara del girone c'è stato il derby parmense tra Oltretorrente e Salabaganza, prima vittoria stagionale per l'Oltretorrente, che ha andata subito avanti nella seconda ripresa, un vantaggio che poi ha mantenuto per tutta la partita, mentre in gara 2 c'è stato un combined no hit. Il nostro amico Pablo Closta. Sì, proprio lui, questa con Leoni, hanno concesso 0 valide in tutta la partita, con ben 12 strikeout. Dopo il no hit di Yepes nel turno precedente, un altro questa volta anche se combinato da 2 lanciatori. Quindi Collecchio che si mantiene in vetta con le altre squadre a fare insomma da inseguitrici, mentre nel girone B anche lì la capolista Imola ha conquistato una doppietta contro un avversario non semplice, gara 1 insomma contro il Verona, gara 1 che si è decisa negli inning finali con i rilievi che l'hanno fatta da padrone dopo un inizio non perfetto dei partenti. Vincente è stato Freddi, perdente per il Bologna a Guarda, hanno colpito 8 valli dell'Imola, di cui 2 valli per uno, i primi 4 del line-up, mentre nel Verona sempre sugli scudi l'olandese Van Eydorn. In gara 2 sempre un grande Salas ha guidato alla vittoria gli emiliani contro i fratelli Briggi, ottima partita, 18K per Marino Salas che si sta confermando uno dei migliori lanciatori della federale, mentre la sorpresa più grande viene da Firenze. Godo, che finora non stava andando benissimo, ha strappato 2 successi esterni. Galeotti, lanciatore che abbiamo visto tanti anni in IBL con Godo e San Marino, ha dominato gara 1 contro un altro ex IBL come Casalini, mentre in gara 2 prima vittoria per Maggi del Godo contro un Figueroa del Firenze in odore di taglio, stagione pessima per lui finora, in 3 partite oltre 11 di media BGL, 7 basi concesse in nemmeno 4 inning, quindi insomma davvero una prestazione sottotono per lui. Nelle altre partite del girone c'è stata la doppia vittoria dei Ronchi dei Legionari contro Bologna, si sono rifatti con gli interessi lanciatori Pasquali e Calero, i 2 partenti friuliani che erano andati malissimo nello scorso turno, mentre nonostante le ottime prestazioni di Montietta, lanciatore cubano del Bologna, la formazione emiliana ancora 0 vittorie e fanalino di coda. Si è giocata una sola partita fra Modena e Castenaso, con il Modena che è la più diretta inseguitrice dell'Imola capolista, una vittoria 5-3 con la vittoria di Bertolini ex Rimini contro un altro ottimo lanciatore come Dall'Olio, bene nel box l'ex Nettuno Murari per il Modena, mentre il solito Perazza, il catcher cubano, insomma viaggia sulla media dei 500, per distacco a mio parere il miglior battitore della federale. Invece nel girone C, quello dove ci sono le 2 squadre nettunesi, continua la striscia del Grosseto che ha ottenuto altre 2 vittorie esterne, 2 vittorie sofferte come nello scorso turno contro Viterbo, 4-2 nella prima partita, 4-1 scusate nella prima partita e 4-2 nella seconda. Soprattutto hanno spiccato Sniaolin e De Sena nel box di battuta, De Sena che ha fatto tutti e 4 gli RBI della formazione toscana in gara 2, un altro complete game per il partente Santiago, mentre il Città di Nettuno di Roberto De Franceschi ha dominato letteralmente a Potenza Picena, 23 punti in 2 partite, da segnalare l'ottima prova del nuovo arrivato Chirinos come lanciatore straniero, ma soprattutto il cycle di Giuseppe Sellaroli in gara 1 che ha colpito singolo, doppio, triplo e fuori campo, insomma anche questo è il secondo in questo avvio di A Federale. L'ultima gara è quella che ha visto Città di Nettuno, Nettuno Elite e Macerata pareggiare la serie per 1-1, ancora una volta il Nettuno ha dominato in attacco la gara dei lanciatori italiani, Vincente Pecci, ben 9 punti già nel primo attacco, quindi una partita segnata con tutti i battitori che hanno davvero fatto male alla squadra marchigiana, mentre in gara 2 anche se Fandino, il pitcher straniero del Nettuno Elite, è migliorato con 10K in 7 riprese e un solo punto guadagnato,
non ha potuto nulla contro Rodriguez, che vince la seconda vittoria, che guadagna la seconda vittoria consecutiva per il Macerata, e come il Nettuno fa il contrario, il Nettuno vince la gara dell'italiano, Macerata vince la gara dello straniero, si mantengono a quota 500 dietro Grosseto prima e Città di Nettuno secondo. È tutto allora? Eh sì, per la finale è tutto. E penso che sia tutto anche per questa sera, Gianluca. No, prima di salutare non vogliamo sentire l'ultima sui giocatori del Nettuno prima di questa trasferta a Bologna, dove tutti quanti noi... Anzi, ricordiamo le partite del prossimo turno, sì, che sono appunto Bologna-Nettuno, Parma-Padule, Rimini-San Marino e Padova-Novara. Paolo, qualcosa da dire ai tifosi? Beh, chi non può venire a Bologna per motivi personali, magari ci segue sempre, magari un play by play sul sito della FIPS o con le dirette del Balde Baseball. Se voi venite a Bologna, penso che molta gente seguirà le vostre dirette. Quindi tutto dipende dalle nostre donne che abbiamo a casa. Pure dal lavoro, insomma. Quello no, prendiamo un giorno di ferie e tutto si risolve. Te, Nick, hai qualcosa da dire? Per venire a Bologna? Non lo so, qualcosa sulla squadra, una qualche promessa, un obiettivo. Sarà dura. Un obiettivo minimo, dai, almeno una partita, insomma, a portarla via. Noi andiamo per tutte e due. Mamma mia, ragazzi, come si fa? Come perché se giocano due partite, quindi non può andare. Come si fa a non prendere la macchina, salire e mettersi sulla 1 e arrivare a Bologna dopo sta cosa che ci ha appena detto io? Adesso chiudiamo la trasmissione e andiamo. No, andiamo a preparare il campo. Vabbè, anche perché lì ci abbiamo tanti amici, il Toro Rinaldi, sì, il presidente Gianni Lerker, chissà, comunque. Noi vi ringraziamo, ringraziamo Paolo Daschini, Idan Karn, Nick Davenport e tutti gli altri che sono intervenuti, ringrazio Emanuele Dinari. Grazie. E tutti i nostri collaboratori che sono dietro questa telecamera. Amici telespettatori, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, un saluto e buonanotte a tutti con il Bar del Baseball Extra Inning.